Oggi a Gente come noi parliamo di poesia, poesia a 360 gradi, e lo facciamo con un poeta, ma non è solo un poeta, perché Renato Barletti, sanremese, tu non sei solo poeta, ma sei regista teatrale, drammaturgo, scrittura e narrativa a tutto tondo. Però ecco, a livello di poesia, cosa ci racconti? A che punto siamo al giorno d'oggi? Beh, innanzitutto grazie per avermi invitato. Ma a livello di poesia oggi uso un'immagine, una suggestione di Edoardo Sanguinetti, che è stato il mio maestro, e lui diceva che la poesia oggi è clandestina, vive da clandestina in questo mondo. È una cosa completamente intimistica, il più delle volte si scrive per se stessi. E il più delle volte, ma quasi tutte, è molto difficile l'uscire di sé, che si può chiamare pubblicazione, si può chiamare lettura pubblica, insomma, condividere la poesia con qualcuno. Io penso che la poesia, ma come qualsiasi opera d'arte, abbia due autori sostanzialmente, l'autore materiale e poi l'uditorio, le persone che rileggono dentro di sé la cosa. E a proposito di condivisione, noi abbiamo portato qua proprio un libro su Imperia, raccontare Imperia, perché è vero, la poesia e la scrittura è solitudine, ma è anche unione di scrittori, cioè quando degli scrittori si incontrano per un fine comune e possono, diciamo, riuscire ad arrivare anche maggiormente al pubblico, perché oggi più che mai la scrittura è arrivare soprattutto al pubblico, ai lettori. E all'interno di questa antologia c'è un tuo racconto tra il surreale e il reale sulla bicicletta. Io ho aderito volentieri, proprio per questo motivo, a questa iniziativa, a questo progetto, proprio nel senso della proiezione. Facciamo una cosa, facciamo un punto di unione, un punto di partenza e vediamo cosa succede. Io credo che qualsiasi cosa, qualsiasi rappresentazione sia un dado lanciato lì su questo tavolo o un sasso lanciato in uno stagno che può provocare delle reazioni. Il rapporto fra gli autori è fondamentale, è importante, perché si cresce, ci si raffina, si fa scuola, fra virgolette, confrontandosi, avendo appunto questi scambi, il leggersi a vicenda, il parlare di cosa si è scritto a vicenda. E speriamo che questa iniziativa su questa terra incredibile di cui ne abbiamo parlato, per cui è stata una fucina di poeti proprio per tutto il Novecento, perlomeno. Se voi andate nelle varie antologie di poeti del Novecento, vedrete che se non la metà, una buona parte sono liguri o che vivevano nella Liguria. E questo può essere un buon viatico. Può essere intanto porsi una domanda, e quando ci si pone una domanda è sempre un momento di partenza. E se mi poni una domanda sul perché questo succede, io ti posso dare la mia risposta. E la mia risposta è geografica. Lì abbiamo fatto raccontare Imperia, che forse è un po' estrema l'immagine che sto dando, però è tutta la Liguria così. Quindi ci sono le Alpi, le montagne, 2600 metri, attaccate al mare, un piccolo lembo di terra sulla costa, abitato, e poi questo squarcio di infinito. Quindi c'è un atteggiamento di chiusura alle spalle, quindi quello che viene. Quello che ha alimentato lo stereotipo, diciamo, del ligure chiuso, eccetera, eccetera, probabilmente è dovuto a questo, però il poeta vede su questo squarcio di infinito che ha davanti tutta la proiezione possibile. E quando non c'è un'autostrada, la strada si va a costruire o sulle montagne o sul mare. E questo ha favorito l'espressività di tanti poeti di Liguria, che non faccio i nomi, ma se li andate a rivedere. Da Sbarbaro, Montale, lo stesso Caproni, che ligure non era, ma ha vissuto gran parte della vita in Liguria, hanno questa immagine di una salita e di una proiezione. A proposito di proiezioni, proiezione e immaginazione, e tu lo fai appunto sia nella poesia che nel teatro, e queste due anime, come le tieni insieme? Non lo so, non lo so perché è sempre stato così. E noi siamo una generazione, siamo stati una generazione precoce in tutto, per
Per cui a 15 anni ci siamo trovati a fare delle cose che oggi sono impensabili. E quindi a 15 anni mi sono ritrovato a fare il primo spettacolo originale scritto a due mani, le prime canzoni scritte a quattro mani, a sei mani, i primi gruppi musicali, eccetera, e a scrivere delle poesie. Quindi è sempre stata una cosa che ho fatto assieme. Io credo però che ci sia uno strumento tecnico che bisogna padroneggiare. Nel caso della poesia è la lingua, ma è il pregresso della lingua, nel caso del teatro sono le tecniche sia di scrittura teatrale sia di messa in scena di un'opera. Al di là delle concezioni tecniche delle varie arti, io credo che il momento creativo sia il medesimo per tutti i tipi di arte. Io non riuscirei mai a fare un quadro perché ho zero conoscenze tecniche, al massimo posso immaginarmi. Però l'immaginazione è il primo passo, è un qualcosa che porta alla creatività. Io mi piacerebbe leggere una cosina che stimola soprattutto il lettore, oppure l'uditorio nel caso del teatro, ad avere un rapporto innanzitutto con l'opera d'arte, con quello che sta vedendo, che sta leggendo, che sta sentendo. E alla base di questo c'è un atteggiamento, che è un topos letterario fondamentale, senza il quale non esisterebbe la letteratura, cioè non esisterebbe chi scrive, ma non esisterebbe chi legge con la possibilità di capire quello che viene scritto. Il topos letterario si chiama la sospensione dell'incredulità ed ha una radice che parte dalla letteratura romantica, eccetera, ma indispensabile. Questo piccolo poemetto in prosa si intitola L'asino che vola, la sospensione dell'incredulità. E lo leggo. Certo, nessuno crede all'asino che vola, ma se poi girandoti per caso ce ne fosse uno, allora sì, ci credo, lo vedo, è vero. Guarda come vola lievemente appeso a quelle ali d'argento grigio, plana nel celeste fra i soffi lievi del vento di Levante. E io che non mi stupivo più da anni, io che non rimanevo più a bocca aperta davanti a nulla, non ai racconti fantastici di vecchi cacciatori di balene, né a quelli drammatici, dettagliati, di rifugiati politici condannati al silenzio, nemmeno intrecciando sguardi ammiccanti, provocanti, rimandando tutto al ricordo di falsi celate sirene annuncianti nuovi bombardamenti dal cielo. E passavo le notti con l'ultima pagina chiusa fra le mani in compagnia di bionde amiche americane e cristalli ghiacciati sospesi nel nulla, guardare le stelle nel vetro di una stanza all'ultimo piano, cullato da note andanti o allegrette, ma non troppo. Senza ricordare il sapore dello stupore, il brivido dell'eccitazione nel vedere, nel capire, nel fare per la prima volta, senza sapere scusatemi, la fine di un film già visto e rivisto, come quel navigatore solitario che aveva scovato tutti gli angoli degli oceani e si cullava nella calma piatta della sua piscina condominiale. E notti e giorni, genti e cose sfuggiti di mano, passati sotto gli occhi, come il rapido delle 7:30 verso il paese dell'impossibile, che non si è mai fermato alla nostra troppo piccola stazione. Poi, però, una sera, nel fuoco di un crepuscolo rosseggiante, il treno si ferma e scendono uno a uno i passeggeri di stazioni lontane, rapite dal mondo, rapite dal rosso, il rosso sul mare, uno ad uno. Il capotreno sale sopra un muretto di marmo e togliendosi il cappello fa l'inchino. Ladies and gentlemen, ecco il tramonto. D'un tratto sento una vampata di emozione su per le gambe, un'altra ancora, lungo la schiena, un paio di mani indica una scia reazione un po' sopra il mezzo sole. È un asino che vola, è uscito dal raggio verde dell'ultimo istante, proiettato verso le nostre vite. C'è, si vede, esiste, ci credo. Bella la gioia di provare stupore restando a bocca aperta. Come vedere terra dove ti aspettavi il solito mare infinito. È bello, così bello e invitante che salgo anch'io su quel treno in partenza per non ho idea dove, con quella gente stupita e incosciente di andare incontro al prossimo incontro, che immagino potrebbe essere con una zebra o una giraffa che vola o nuota o racconta di un vecchio marinaio che immagina di andare. Ecco, abbiamo sentito L'asino che vola. Purtroppo siamo in chiusura, però per terminare in bellezza, mi piacerebbe che tu ci dicessi un po'
a livello di scrittura, a livello di poetica, come siamo nel mondo odierno, e tu tieni dei corsi di scrittura. Sì, io tengo dei corsi di scrittura creativa. E tengo molto all'aggettivo, io la chiamo addirittura scrittura creativa creativa. Perché prima di andare a finire come siamo messi nel mondo della letteratura, apro una parentesi, siamo messi, secondo me, all'interno di un cliché un po' incelofanato. E appunto perché la scrittura creativa non diventi un cliché anch'essa, visto che ci sono persone che si avvicinano con tanta voglia, però la creatività non è un qualcosa da instradare in una linea. La creatività è un qualcosa da sviluppare, da proiettare, ovviamente, come ho detto prima, con delle capacità tecniche. La capacità tecnica deve valorizzare la creatività. Non bisogna smorzare la creatività in nome di una, né di una perfezione stilistica né di un cliché stilistico. Come sta la letteratura? Io penso che oggi la letteratura sia soprattutto intesa. Hai scritto un romanzo? Hai pubblicato un romanzo? Se non hai fatto questo, non c'entra con la letteratura. La letteratura è sempre stata, è e sarà un'infinità di generi. Quindi io penso questo. Come ultimissima cosa, puoi dirci dove possiamo seguirti? Nel senso, noi sappiamo che farai qualcosa, ci sono delle news a livello sia teatrale che narrativo. Beh, io innanzitutto scrivo su un sito americano ogni 15 giorni, sia di arte che di teatro e di letteratura e delle opere creative, che si chiama appealpower.com, e ho una rubrica, anzi ho due rubriche, una che si chiama Suggestioni e percorsi poetici di Renato Barletti e un'altra Conosci il teatro. Ecco, e quindi qua scrivo quotidianamente degli articoli, ma anche delle cose creative. Inoltre sto mettendo su una pièce teatrale che si intitola 68esimo parallelo, che mi è stata ispirata da questo cinquantenario del 68. Salutiamo Renato Barletti e tra pochi secondi torneremo nelle vostre case.